Buona domenica a tutti, prima edizione del nostro telegiornale, bentrovati. Una scossa di terremoto si è verificata ieri sera intorno alle 18:40 in provincia di Piacenza. La scossa del quarto grado della scala Richter ha avuto come epicentro la zona di Gropparello. Non si hanno notizie, per fortuna, di danni a cose o persone. A Piacenza il movimento tellurico si è sentito ai piani alti della città. Sempre nella stessa zona citata poc'anzi, ha fatto seguito una seconda scossa di magnitudo più bassa, 2,8. Per il direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna, siamo stati in contatto con i sindaci dei comuni interessati e al momento non ci sono state segnalazioni di danni a cose o persone. È la più grande mostra di architettura diffusa in Italia. Open Studi aperti e tornata in contemporanea in 700 studi d'Italia e anche Foggia. Tra l'altro è stato anche un modo per visitare numerosi studi d'arte e approfondire le tematiche inerenti appunto il tema dell'arte. Tra l'altro è un programma in grado di coinvolgere e stupire attraverso scenari multimediali e performance artistiche che si sono verificate sia nel capoluogo Dauno che anche a Lucera, dove è stato interessato a questo evento. E tra l'altro le trasformazioni di spazi e di territori attraverso progetti mirati sono certamente un elemento importante. Rimaniamo in tema perché una mostra d'arte c'è stata a Molfetta e ha visto coinvolti i studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia. Un successo importante come la stessa che è stata ospitata dall'assessorato alla cultura del comune di Molfetta. Per i dettagli sentiamo la redazione di Teleradio. Una mostra che raccoglie le opere di 26 giovani studenti delle Accademie delle Belle Arti di Bari e Foggia, curata da Gaetano Centrone, docente delle due accademie pugliesi. A Molfetta è stata inaugurata la collettiva d'arte Ovunque. L'evento gode del patrocinio del comune di Molfetta e vede la collaborazione della Fondazione Gaetano Morgese di Terlizzi. La mostra sarà aperta tutti i giorni, dal 18 al 31 maggio, nella sala dei Templari di Molfetta, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Molfetta ha il piacere di ospitare le opere di giovani artisti che nascono in due accademie importanti del nostro territorio, l'Accademia delle Belle Arti di Bari e l'Accademia delle Belle Arti di Foggia. E quindi oggi siamo il ponte che unisce gli artisti appunto di queste due accademie. Questo è un lavoro molto bello che abbiamo veramente ospitato con grande piacere, perché per questi giovani artisti è importante il momento del confronto, poter esporre le proprie opere e potersi quindi confrontare con altri giovani artisti. Molfetta è sempre aperta a questo tipo di iniziative, lo è particolarmente nel momento in cui questi giovani devono proporre la loro idea, che è frutto della creatività, è frutto di studio, è frutto di ricerca. E quindi non possiamo non sostenere queste bellissime iniziative. Parliamo adesso di medicina. Un nuovo test del sangue si è dimostrato più accurato per misurare il rischio di cancro alla prostata e di ridurre oltre il 40% le biopsie. Sono i risultati di uno studio multicentrico che esperti della clinica di Cleveland hanno presentato ieri durante il meeting annuale dell'Associazione Urologica Americana a San Francisco. Il nuovo test è stato sviluppato in collaborazione con la Cleveland Diagnostics Inc. e identifica i cambiamenti della struttura molecolare dell'antigene prostatico. Non si limita semplicemente a misurare la concentrazione del PSA del sangue, come va il test oggi in uso. E adesso un'ampia pagina sportiva, incominciamo con la pallavolo. Per la Fenice Volley il fattore campo è stato rispettato pienamente. Nella gara 1 della finale promozione per l'accesso alla Serie B, i ragazzi allenati da Pino Tauro hanno battuto ieri pomeriggio al Palla di Leo un Turimaidomo con i parziali di 25-23, 25-18 e poi 25-12. Tra l'altro il secondo set è stato a vantaggio di Turi. Mitidieri e soci hanno dettato i tempi nell'arco dell'intero match, nonostante la formazione ospite non si sia mai disunita ed anzi ha cercato di porre dalla propria parte la partita. Adesso il match point o eventualmente
ovviamente Verturi riaprire i giochi, si terrà mercoledì prossimo proprio in casa del Turi. Attesa anche a Salerno per gara 4 delle semifinali per la promozione in Serie B tra la Recchi Salerno e la Cestistica San Severo. La serie, come sapete, è sul 2-1 per i gialloneri di Giorgio Salvemini, che nella terza partita sono stati sconfitti con un punteggio risicato di appena un punto, 97 a 96. Dunque, per la Cestistica ancora un altro match point per poter chiudere la serie ed arrivare in finale. In caso di parità da parte dei campani, la bella si giocherà al Pala Castellana di San Severo. Il calcio adesso. Oggi ultimi perdenti per Europa e salvezza nell'ultima giornata del campionato di Serie A. Ieri l'addio di Buffon dopo 17 anni con la casacca della squadra campione d'Italia, che tra l'altro ha vinto contro il Verona per 2-1. Tra il pomeriggio e la metà serata, le prime luci della sera, si decideranno i verdetti per quanto riguarda sia l'Europa, in cui sono impegnate Inter, Lazio e Roma, che anche la zona salvezza con gli impegni di Chievo, Crotone, Spal ed Udinese. Questo è il quadro completo della giornata di oggi: Genoa-Torino alle 15, poi dalle 18 Cagliari-Atalanta, Chievo-Benevento, Milan-Fiorentina, Napoli-Crotone, Spal-Sampdoria ed Udinese-Bologna. Alle 20:45 in contemporanea Lazio-Inter e Sassuolo-Roma. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento alle 14. Buona giornata domenicale e a più tardi.